400 anni fa un uomo sulla quarantina incedeva barcollante e agitato per le strade di Porto Ercole, sul litorale toscano. L'uomo, nel suo nasale accento lombardo, farfugliava frasi incoerenti riferite a una barca carica di dipinti, di cui aveva perso le tracce. Il volto inscurito dalla barba incolta era solcato da cicatrici ancora fresche e gli abiti, di buona fattura ma impregnati di sudore, erano ridotti a cenci. Quasi certamente egli portava con sé la spada, da cui di rado si separava. Mancano però testimonianze a riguardo, né lo confermano le persone che lo ricoverarono nell'ospedaletto locale, un nosocomio che ospitava di regola marinai malconci, operai portuali e galeotti. Per certo sappiamo che la febbre, le ferite e la disperazione lo sottrassero al suo capezzale nel caldo di luglio. Un laconico bollettino locale dichiarava: «Alì 18 luglio 1609, nell'ospitale Santa Maria Ausiliatrice, morse Michelangelo Merisi da Caravaggio». Quattrocento anni dopo la triste e solitaria morte del pittore, le folle che si accalcano davanti alle mostre a lui dedicate dimostrano che Caravaggio parla al nostro tempo con la stessa chiarezza con cui comunicava ai contemporanei. E ciò nonostante noi consideriamo la nostra epoca un mondo assai differente dalla violenta Italia feudale e religiosamente repressiva che plasmò la sua inimitabile e influente pittura. Certo, differenze epocali separano le nostre due realtà, ma le somiglianze tra le nostre culture sono così profonde che l'uomo, un tempo definito il massimo pittore di Roma, può ancora oggi a ragione pretendere tale appellativo. Egli era infatti un artista imprevedibile, mutevole, inventivo e elemento essenziale della sua grandezza, dotato di forte autocritica. Una mostra come quella recente alle Scuderie del Quirinale, focalizzata ad arte su un numero limitato di dipinti familiari, ha arricchito di nuove scoperte gli spettatori più vari, appagandoli. Per esempio, è risultato rilevante il tema della luce. Come rivelano i primi dipinti della Scuderia, Caravaggio, che sarebbe diventato un maestro delle tenebre, iniziò la carriera con un bagliore di luce, una semplice canestra di frutta, il cui sfondo dorato luccica con la vitalità delle foglie dorate di un'icona bizantina. Il fatto è che quest'ultima è realmente dorata, la prima invece è il frutto dell'abilità artistica, un giallo luminoso e vibrante. La mostra al Quirinale ha accostato questa meravigliosa immagine a un precedente dipinto di un ragazzo con frutta, appartenente alla collezione borghese. Nella nuova ambientazione, il celeberrimo quadro evidenzia lo scrupolo con cui Caravaggio, giunto da poco a Roma, probabilmente osservò le superfici di velluto di Federico Barocci, in particolare la sua padronanza dei grigi e dei marroni, tonalità tenui che il pittore più anziano aveva portato in vita rappresentando la carne e i drappeggi, immergendoli in un trionfo di rosa vivo. Caravaggio ha provato una tecnica simile sulla spalla ignuda del ragazzo ed è andato oltre, studiando come il rossore creato dal sangue affiorante nei capillari desse vita persino alla pelle dipinta. Altri dipinti di Caravaggio del primo periodo denunciano l'influenza del Barocci. È il caso dell'asino vigile e dal grande occhio nel Riposo durante la fuga in Egitto, un successivo dipinto luminoso. Possiamo osservare gli esperimenti del pittore lombardo con le tonalità beige nello sfondo della Maddalena penitente, conservato anch'esso alla Galleria Doria Panfili. Tale sfondo è una sperimentazione con i colori puri e tenui e con la morbidezza delle superfici, una prova che le proprietà viscose dell'olio su tela grezza risvegliano, come già nel Barocci, l'intera gamma di sensazioni tattili. Barocci, urbinate come Raffaello e attivo a Roma negli anni 60 del XVI secolo, è un pittore solitamente non associato al Caravaggio. La sua tavolozza chiara, le superfici morbide, i temi garbati e l'intimità degli stati d'animo paiono non conformarsi alla luminosità decisa e alla intensa drammaticità che diventeranno le cifre dell'artista lombardo. Eppure Barocci sviscera una caratteristica che spiegherebbe l'attrazione continua del Caravaggio. Il primo, infatti, è un pittore compassionevole, per non dire sentimentale, e il secondo affronta le aspre realtà del suo tempo con la propria toccante compassione, che tuttavia si tramuta sovente in sdegno. La carriera di Caravaggio a Roma è costellata di scoppi d'ira, come documentano i registri di tre differenti prigioni romane. Tuttavia oggi è difficile sapere se egli fosse giunto a Roma già in preda alla rabbia o se abbia perduto il senno, lui, animo sensibile, dopo l'impatto con la vita delle squalide strade di Roma o delle sue alcove depravate. Diavoletto che impersona amore vincitore ha tutti i connotati di un ragazzo reale: naso lungo, denti piccoli, rughe premature, genitali immaturi. Ma è amore come carnalità pura, amore come malizia.
un'altra serie di dipinti, il suonatore di liuto nelle sue varie versioni e un'immagine multipla ai musici ritraevano probabilmente Pietro Montoya, un castrato spagnolo dimorante presso il Cardinale del Monte. Le bocche di rosa dei giovani fanno intendere che la loro gamma di talenti andava oltre la musica e la loro aria annoiata allude un'intera serra di piante carnivore. Forse è il momento di riconoscere questi ragazzi per quello che sono, di capire che il messaggio dei loro occhi inquieti non è avvicinati, ma piuttosto aiutami, sempre che la luce nei loro giovani volti non si sia spenta del tutto, come sembra nello sfruttato ragazzo dai capelli rossi che si rannicchia nella parte retrostante dei musici. Quest'ultimo si sottrae allo sguardo indagatore di Caravaggio, come se il pittore fosse complice e non testimone compassionevole di una grave ingiustizia in atto. I dipinti esposti nella scuderia sottintendevano che sarebbe potuta essere stata l'esperienza del Caravaggio con il Cardinal del Monte a trasformare la sua tavolozza e la sua anima in un campo di battaglia tra luce e tenebre. È difficile vedere questi strani ragazzi eziolati senza pensarli in un ruolo nel gioco di dominio e di sottomissione che costituiva l'essenza della vita cortese, eppure di quella curiale. Era un gioco che coinvolse certamente lo stesso Caravaggio, il pittore del Cardinale. Nel 1597 Caravaggio dipinse per il Cardinale un soffitto che illustra i tre fratelli divini Giove, Nettuno e Plutone in una prospettiva dal basso, la cosiddetta nudità eroica. Sebbene la nudità del trio e del nipotino Cupido sembri più clinica che eroica, fu realizzata da Caravaggio in piedi sopra ad uno specchio mentre dipingeva se stesso nudo. Poiché è stato inaccessibile e riguarda un tema così atipico, questo dipinto è rimasto una sorta di corpo estraneo fra le sue opere. Ora però è accessibile al pubblico, ancora una volta in occasione dell'anniversario della morte. L'immagine luminosa è una gradita novità importante per la Roma caravaggesca, perché dà impulso ai suoi esperimenti con la luce e il buio, propri di un filosofo naturale. Caravaggio aveva evidentemente assorbito le idee e le abitudini del suo protettore, e i suoi dipinti successivi segnaleranno una forte reazione contro questa veemente combinazione di erudizione e decadenza. Che significato aveva per il Cardinale camminare sotto l'immagine di Caravaggio tre volte nudo ogni volta che entrava nel suo laboratorio? Quale relazione tra la ricerca della pietra filosofale e i giovani castrati, oppure con la Chiesa? Eppure il Cardinale del Monte segnalò Caravaggio per la sua prima importante commissione a tema religioso, la vocazione e il martirio di San Matteo, per una cappella della Chiesa Nazionale Francese a Roma, San Luigi dei Francesi, eseguita tra il 1599 e il 1600, cui fece seguito nel 1602 la commissione per una pala d'altare. La vocazione di San Matteo rivelò Caravaggio come straordinario pittore di stati psicologici. Qui, in una stanza buia, un gruppo di gabellieri si raccoglie intorno a un tavolo, mentre Gesù e un apostolo entrano dalla strada. Il Messia ha appena pronunciato l'ordine «Seguitemi» e Caravaggio ci mostra in quale modo le parole hanno colpito ciascun personaggio in questo covo di pubblicani. Un giovane in maniche di seta chiara si volta con espressione afflitta, come per sottrarsi alla chiamata. Due uomini molto giovani che indossano un cappello di piume volgono lo sguardo come se non avessero sentito. Un gabelliere più anziano fissa lo sguardo miope su un pugno di monete raccolte sul tavolo, mentre il barbuto Matteo, prossimo alla calvizie ed elegante nella bianca calzamaglia e col cappello di velluto a coccarda, si indica il petto, come a dire «Chi? Io?». In realtà, il giovane Gesù punta con fervore la mano in una direzione imprecisata, mentre l'apostolo al suo fianco indirizza il dito verso uno dei giovani azzimati con il cappello di piume e lo sguardo assente. Perlomeno a noi è chiaro che il comando del Signore era diretto a ognuno di loro, ma che il solo Matteo ha avuto l'intelletto per recepirlo. La parete opposta della cappella mostra il prezzo terribile che Matteo pagherà per l'obbedienza. Un giovane carnefice lo getta a terra vestito da sacerdote, mentre il gabelliere, ora evangelista, sta battezzando nuovi convertiti che sciamano via per il trambusto. Sullo sfondo del dipinto, dietro la spalla pallida e muscolosa del carnefice, vediamo Caravaggio in persona, testimone del crudele assassinio, ma forse non della visione celestiale di Matteo. È il volto addolorato dell'artista che conferisce pathos alla scena. Tuttavia la religione, che pure Caravaggio sentiva nel profondo, non guarì il suo animo. Al crescere della celebrità lievitò, pare, anche la sua iracondia, e così il nome del pittore compariva spesso negli schedari dei birri, conservati nell'archivio di Stato di Roma. L'omicidio fu il reato che allontanò Caravaggio da Roma. Caravaggio commise il reato sul bandito locale Ranuccio Tommasoni, in una lite scoppiata durante una partita di pallacorda. Il pittore lombardo trascorse il resto della vita fuggendo da un luogo all'altro. Napoli, poi Malta e poi ancora la Sicilia, di nuovo Napoli e infine la costa malarica della Toscana e la sua incantevole baia di Porto Ercole.
Dopo ogni sosta, la sua pittura si faceva più leggera sulla tela e la composizione più monumentale. Le sale maestose delle scuderie hanno permesso una visione d'insieme rivelatrice di due dipinti tardivi del Caravaggio, eseguiti probabilmente in Sicilia: l'Adorazione dei Pastori, custodito nel Museo regionale di Messina, e un'Annunciazione esposta da tempo a Nancy. Giovanni Battista compare a più riprese nell'opera di Caravaggio, come un ragazzo nella natura. Fra essi, due dipinti assai insoliti nella mostra alle scuderie, entrambi anatomicamente assurdi, come il Caravaggio può farli, ma anche distaccati, e tuttavia il dipinto più toccante è la Decollazione, conservato a Malta, dove il santo appare la vittima adulta di un crimine totalmente urbano, lo sgozzamento in un vicolo, che ricorda Straight Street, il famigerato ventre della Valletta. Il pittore allena l'occhio su questo mondo impietoso, ma il suo stesso occhio è l'essenza della compassione. Uno dei dipinti più grandi a Napoli celebra le sette opere di misericordia che dovrebbero guidare la condotta di ogni vero cristiano. Coraggiosamente egli osò guardare gli occhi turbati dei ragazzi del Cardinale del Monte e non appena poté dirottò il proprio talento lontano dalle sete sfarzose della corte papale verso le folle trasandate, dalle grandi mani scabre, le unghie spezzate, la pelle sudicia e una fede immacolata. Dipinse donne anziane, non come esempi di pelle deturpata o di amor proprio sciupato, ma come sagge sibille. Nelle scuderie ricordiamo come anziane visionarie la risoluta vecchia serva di Giuditta e Oloferne e la reverente moglie dell'oste nella sua seconda smorzata cena in Emmaus, che unica nella compagnia ha riconosciuto il Gesù risorto mentre spezza il pane con i discepoli e china il capo in un pacato cenno di riconoscimento. I discepoli sono ancora troppo accalorati nella conversazione per riflettere su cosa sta accadendo. I nostri cuori non sono bruciati dentro di noi, ricorderanno. Ma l'anziana moglie dell'oste già lo sa e Gesù si volta quasi impercettibilmente nella sua direzione. Dopo averne viste di tutti i colori, dopo esplosioni d'ira, gli sfregi fisici e verbali, Caravaggio dipinse una Vergine Maria che preme il viso contro quello del figlio, proteggendolo con le sue mani delicate in una stalla dove gli unici compagni della famiglia sono animali e pastori vestiti di cenci. Una spettacolare lama di luce diagonale li avvolge. L'intimità tra la madre e il bambino si diffonde dalla mano benedicente del bambino, come una luce ai pastori e perciò al mondo. La stessa spettacolare diagonale compare nel seppellimento di Santa Lucia. La nuova collocazione del quadro in una chiesa barocca in Ortigia, il centro antico di Siracusa, impeccabilmente restaurata, toglie il respiro come la Decollazione di San Giovanni Battista, esposto a Malta. Ritratti tragici di una violenza insensata, capace di raccontare grandi atti divini. La mano del vescovo benedicente il cadavere di Santa Lucia vibra del potere di risvegliare la morta. Tuttavia possiamo sentire il collegamento elettrico tra la mano e la santa solo quando la prospettiva del dipinto sistema ogni pezzo entro un profondo vortice spaziale. L'Adorazione dei Pastori di Messina ci mostra un altro miracolo ancora, la scintilla del divino racchiusa in un minuscolo bambino. La stalla dove Gesù e la sua famiglia ricevono un gruppo di pastori sbigottiti risulta ora trasformata da Caravaggio in una possente cattedrale in virtù di una magistrale padronanza della prospettiva. Per quanto tormentato possa essere stato nel corpo e nell'anima, il nostro pittore continuò a vedere il mondo con la stessa chiarezza che riluce dalla sua canestra dorata di frutta. Luce ottica e sua proiezione geometrica, e forse, ancor più intensamente, la luce del divino che rifulge nelle opere della natura e nella compassione dell'anima.